Buonasera a tutte e a tutti. Sono Gianna Betta della città metropolitana di Torino. Questa sera diamo il via al sesto incontro di formazione per amministratori, giovani e meno giovani, dal titolo Acqua e territorio di fronte al cambiamento climatico, che è la serie di webinar che stiamo proponendo da qui a ottobre. Tutti i giovedì sera, quindi con un appuntamento fisso, organizzati nell'ambito di un progetto finanziato da Regione Piemonte, predisposto da Città Metropolitana insieme ad ANCI Piemonte, AMCI UNCEM e i comuni e le città di Avigliana, Lanzo, Piverone, Rivalta, Vigone, Villa Alpellice e Volvera, che sono partner di progetto, nonché capofila di rispettivi contratti di fiume e di lago sul territorio. Il webinar di questa sera sarà tenuto dal dottor Francesco Vitale, collega della Città Metropolitana di Torino, della Direzione Protezione Civile e si intitolerà Il sistema di allertamento della protezione civile. Per questa sera, come sempre, il webinar sarà assistito da uno staff che aiuterà il relatore con la gestione delle domande e i partecipanti con eventuali necessità tecniche o domande o chiarimenti. Lo staff è composto dalle colleghe che sono la dottoressa Sarzotti, la dottoressa Tognoni, la dottoressa Rossato, la dottoressa Gaggero della Città Metropolitana e dalla dottoressa Lara Graziano di ANCI Piemonte. Prima di cominciare, quindi di lasciare la parola al dottor Vitale, vi ricordo per chi non avesse ancora seguito questo ciclo di webinar che non avrete, voi partecipanti non avrete il microfono attivo, ma potrete soltanto nella prima parte della presentazione ascoltare la presentazione. Potrete però fare domande, già cominciando da subito se lo ritenete utile, in modo da prenotarvi per la risposta attraverso il riquadro domande che trovate sul vostro sistema webinar, sulla vostra destra. Oppure potete prenotarvi alzando la mano, sempre con l'icona della manina da alzare, sempre sul vostro destro, lo trovate sul sistema. In questo modo ci sarà una priorità che vi verrà data dandovi il microfono, la parola al microfono, se preferirete, rispetto alle domande scritte, al termine della presentazione del dottor Vitale. Per qualunque altra necessità o curiosità o richiesta, potete assolutamente utilizzare la chat o il riquadro appunto domande e queste verranno via via smistate e mandate eventualmente al relatore. Vi ricordo ancora, come ho già detto la scorsa volta, che è presente un questionario, stiamo sottoponendo un questionario di gradimento rispetto al periodo in cui organizzare il seminario residenziale che fa parte di questo progetto, di questa progettazione di formazione per gli amministratori. Sarà un seminario in presenza, a differenza dei webinar, presso il comune di Avigliana, la Certosa di Avigliana, e sarà un seminario di 3 giorni che potrà essere organizzato a luglio oppure a ottobre. Abbiamo la necessità, proprio per motivi organizzativi e di coinvolgimento della struttura stessa che ci deve tenere o meno la disponibilità della struttura, abbiamo la necessità di capire quante persone preferirebbero, l'organizzazione a luglio e quante ad ottobre. Le colleghe dello staff vi indicheranno in chat direttamente il link per compilare il questionario. Un questionario di pochissime domande, richiede pochi minuti, quindi se voleste compilarlo sarebbe molto molto utile. Io spero di aver detto tutto. Lascio per il momento la parola al dottor Vitale. Invito tutti a fare domande, non solo per, come dire, risolvere i vostri dubbi, ma anche per rendere più vivace la partecipazione di tutti e risolvere dubbi e questioni che magari altri come voi possono avere. Vi ricordo anche che la presentazione, questa come tutte le altre, è registrata
e verrà assolutamente messa a disposizione di tutti insieme alle slide dei docenti sul sito della città metropolitana. Quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al dottor Vitale. Grazie. Salve a tutti, grazie Gianna Betta per la sua breve e efficace introduzione a questo seminario, a questo webinar. Credo che questo tema sia di fondamentale importanza oggi per i comuni, soprattutto io ritengo proprio nelle zone del centro-nord Italia, perché il cambiamento climatico qui in queste zone sicuramente ha degli effetti più rilevanti rispetto ad altre zone del territorio, anche se abbiamo visto che negli ultimi anni ci sono stati anche molti eventi di una certa gravità anche nelle zone meridionali, nelle regioni meridionali, laddove probabilmente non ci si aspettava un ritorno dei danni da maltempo così efficace, così pronunciato. Di fronte a un argomento così vasto, in un certo senso non si sa nemmeno bene da dove cominciare. Quindi abbiamo, d'accordo con lo staff, suddiviso questo grande argomento della mitigazione del rischio idraulico-idrogeologico, d'accordo con i colleghi della direzione organizzatrice, di suddividere in settori, in parti, questo argomento e quindi oggi parliamo, vediamo di approfondire un attimo cosa fa il sistema di allertamento, che cos'è, come si muove, che cosa produce e di conseguenza quali sono i prodotti che arrivano e come anche alle sedi comunali e per conseguenza quello che le amministrazioni comunali devono e possono fare per abbattere il più possibile i danni che gli eventi intensi di precipitazione, ma anche di altro tipo, possono produrre e normalmente producono sul territorio. Vediamo subito adesso alcune slide che ci introducono all'argomento e cominciamo a vedere un po' qual è, almeno nella regione Piemonte, come è strutturato il sistema di allertamento e quindi quali sono anche i prodotti che questo sistema quotidianamente rilascia a livello ufficiale, perché tutti i soggetti che fanno parte della rete nazionale, in questo caso regionale, della protezione civile, vengano avvisati per tempo dell'arrivo di ondate di maltempo e prendono le loro precauzioni. Questa è una presentazione che avevamo fatto 2 anni fa per una serie di incontri che abbiamo fatto sull'argomento, abbiamo avuto sull'argomento nella sede metropolitana di Torino. E io e il mio collega Longo ci siamo suddivisi l'argomento, i 2 argomenti principali, cioè il sistema di allertamento dei suoi prodotti che ha curato lui, e io invece soprattutto mi sono dedicato alla parte della pianificazione che oggi in qualche modo tireremo nuovamente fra gli argomenti di cui parleremo. Tralascio le cose generali o le scorro molto velocemente. Questi 4 titoli, previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza, sono le attività che l'attuale codice della protezione civile del gennaio 2018 prevede che tutto il sistema nazionale debba svolgere. Il sistema nazionale di protezione civile, che come sappiamo è composto da tutte le amministrazioni pubbliche dei vari livelli, più una serie di altri enti che svolgono per conto del Ministero, scusate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il compito di svolgere le attività di protezione civile. Di queste attività, la prima è quella della previsione ed è appunto un argomento rispetto a quello di cui stiamo parlando. Le attività di previsione sono tutte quelle attività
che vengono svolte da un ente qualificato e riconosciuto allo scopo, cioè gli scopi in questo caso della protezione civile, in grado non solo di monitorare i fenomeni, ma di valutare attentamente le conseguenze che questi fenomeni, questi fenomeni possono produrre, gli impatti che questi fenomeni possono produrre sul territorio, e rilasciare dei documenti che vengono comunicati in via ufficiale. Tutte le sedi comunali ricevono ogni qualvolta c'è un'allerta, almeno un'allerta gialla, come tutti sapete, il bollettino di allerta meteo, che esce comunque, che viene messo comunque quotidianamente sul sito dell'ARPA. Quando c'è almeno una casella, adesso lo vediamo più in dettaglio, che si colora di un codice giallo, arancio, rosso, allora scatta la necessità da parte degli enti incaricati di comunicare, di trasmettere a tutti i comuni via ufficiale il bollettino. E noi, Città Metropolitana, naturalmente lo facciamo per tutti i comuni del nostro territorio e altrettanto fanno le province regionali del Piemonte nei confronti dei comuni dei rispettivi territori. L'ente che emette questo bollettino, dicevo, a livello tecnico è l'ARPA Piemonte, a livello gestionale e istituzionale è la Regione Piemonte, settore protezione civile. Vediamo adesso più da vicino il sistema di previsione, quindi restando in argomento, perché dico solo a livello generale, è ovvio che tutti i fenomeni naturali, ma anche quelli collegati all'esercizio da parte delle attività umane, attività che possono comportare dei pericoli, hanno dei sistemi di previsione, di monitoraggio, eccetera. Però ci sono dei fenomeni, come tutti sappiamo, che per quanto siano monitorati, non sono prevedibili nello spazio e nel tempo. L'esempio classico è il rischio di terremoti. I terremoti non sono oggi prevedibili, quindi in quel caso il sistema, si parla semplicemente di sistema di monitoraggio che registra costantemente tutti i fenomeni collegati a dei terremoti che avvengono nel territorio italiano, non solo, producendo una serie di documenti, quindi anche su internet si trovano, ad esempio, in tempo reale i terremoti che sono stati registrati nel territorio nazionale. Questo può essere di interesse per le amministrazioni comunali, perché naturalmente questo rischio è sempre presente anche naturalmente nella regione Piemonte, ma ci sposteremo di parecchio rispetto all'argomento che trattiamo oggi, dove ci concentriamo invece sul sistema di previsione e di allertamento meteorologico. La previsione anche dei risvolti sul territorio, ma questo lo vediamo più attentamente verso la fine, se riusciamo a parlare anche della pianificazione comunale, che comunque è un tema connesso. In questo momento vediamo soltanto la premessa normativa e quindi dal 2004 il DPCM 27, del 27 febbraio ha formalmente istituito il sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrologico e da allora sono stati fatti una serie di passi di avanzamento. Quindi in quell'epoca la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2005, poi varata definitivamente nel 2007, dopo le sperimentazioni, ha prodotto almeno un buon decennio di attività in cui le comunicazioni e i bollettini erano fatti in un certo modo. Da poco più di un anno le cose sono cambiate, ma tutto questo, a parte che lo sapete sicuramente molto bene, lo andiamo a rivedere, quindi vedremo anche più attentamente qual è il contenuto dei bollettini e il loro significato, perché i bollettini è vero che arrivano alle sedi comunali, ma una volta giunte alle sedi comunali hanno bisogno di essere anche letti attentamente e qualche volta un po' interpretati, perché secondo la situazione non è sempre facile fare questa operazione. Nel 2018, dicevo, il nuovo sistema di allertamento regionale, attraverso il nuovo disciplinare che è stato pubblicato nell'agosto del 2018, ed è poi effettivamente entrato in vigore con una fase sperimentale durata 6 mesi, il primo dicembre.
Questa attivazione consegue a un nuovo disciplinare, come dicevo prima, che ha stabilito una serie di regole in funzione di alcune direttive nazionali che hanno in pratica, questa è una novità degli ultimi anni, sicuramente una novità importante, hanno unificato i codici dei colori delle allerte per tutto il territorio nazionale. Quindi, anche se il bollettino può avere graficamente una determinata impostazione e può essere diffuso secondo delle regole diverse che ciascuna regione si dà, il contenuto, quindi la descrizione dei fenomeni, soprattutto l'attribuzione dei codici di allertamento, è uguale finalmente per tutto il territorio nazionale. Questo fa una grande differenza perché serve anche al cittadino, serve anche al cittadino per capire cosa può accadere e cosa si deve fare. Quindi avere il territorio nazionale unificato da questo punto di vista è sicuramente un passo significativo in avanti che la storia ricorderà. Quando vi è stata l'approvazione e successivamente era imminente l'entrata in vigore del nuovo sistema di allertamento e quindi dei nuovi bollettini, abbiamo fatto in sede metropolitana a Torino una presentazione a tutti i comuni ed erano presenti numerosi rappresentanti che hanno assistito e sono intervenuti anche per commentare, per fare delle domande su questo nuovo sistema. Adesso sono trascorsi quasi 2 anni, il sistema è sicuramente molto meglio rodato, però tuttavia giova ricordare e approfondire determinati aspetti di questo sistema di previsione. Quindi la previsione, dicevamo, della situazione meteo, idrogeologica, idraulica e valangiva, è oggetto di valutazione rispetto alla criticità che l'evento previsto può comportare. E quindi lo staff che all'interno di ARPA Piemonte, fa parte del cosiddetto centro funzionale, quotidianamente valuta non solo la previsione, la situazione meteo, ma anche la pericolosità, detto in termini semplificati, quindi il potenziale di impatto che l'evento in arrivo può avere. Non solo lo fa in generale, ma lo fa, adesso rivedremo la mappa, in una serie di zone di allertamento meteo che hanno la caratteristica di essere al loro interno omogenee. Alla comunicazione, all'atto del ricevimento del bollettino da parte degli destinatari, dovrebbero, secondo i piani di protezione civile comunali o intercomunali, scattare delle fasi operative. Quindi queste fasi operative, le rivedremo anche queste più attentamente, comportano il fatto che, a differenza del passato, quando era anche vero che tutti i comuni ricevessero i bollettini, ma spesso le amministrazioni comunali, soprattutto alcune, di cui abbiamo avuto notizia, non sapevano bene cosa fare, oggi le nuove normative, le linee guida, eccetera, hanno introdotto un sistema sicuramente disegnato e tracciato molto più attentamente, molto più chiaramente, di modo che cioè, di modo che si possa evitare che la mancanza di azione da parte degli enti locali possa non solo non ottenere l'effetto voluto, ma addirittura in qualche caso anche aggravare la situazione. Quindi occorre prepararsi alla gestione degli eventi e alle eventuali emergenze, proprio in quelle fasi che precedono l'arrivo dell'evento. Si parla di solito di 36 o al massimo 48 ore di anticipo, comunque è un anticipo sufficiente negli eventi di maggiore entità. Quindi la disciplina stabilisce anche qual è la comunicazione fra i soggetti istituzionali e non istituzionali e traccia anche quelli in generale rivolti ai cittadini che devono essere messi al corrente della situazione in atto e delle azioni che i piani di protezione civile locali prevedono per la prevenzione di questo rischio.
Quindi c'è nel disciplinare meteo una distinzione tra la fase previsionale, che è quella che appunto il centro funzionale svolge per valutare quello che vi ho detto, e corrisponde anche all'attivazione di azioni di prevenzione. Nella previsione, la fase di monitoraggio e sorveglianza è articolata in un'osservazione qualitativa e quantitativa diretta sul territorio dell'evento in atto. È una previsione a breve termine dei relativi effetti, quello che dicevo. Quindi queste valutazioni vengono svolte attraverso dei modelli ormai molto precisi, molto sofisticati ed elaborati, che consentono con grande precisione di seguire l'arrivo di un evento in tutte le sue varie fasi. Sostanzialmente quello che si va a monitorare è la precipitazione, la velocità del vento, le temperature, e poi attraverso altri parametri collegati a questi, anche il rischio valanghe nelle zone montane. Quindi tutto questo comporta, quindi l'arrivo di questi bollettini e anche la consultazione di altri che adesso vediamo, comporta che nel centro operativo comunale ci deve essere una certa attivazione che il comune stesso ha stabilito all'interno del suo piano, e che comporti il fatto che alcune persone residenti, cioè diciamo presenti in sede, siano in grado di leggere questi dati e di eventualmente far scattare ulteriori fasi operative che sono dirette verso il territorio. Ci sono alcuni documenti che sono di cui i comuni hanno accesso riservato, li vedete impressi qui. Diciamo che ormai tutte le sedi comunali hanno sotto mano questi indirizzi e quando serve vanno a consultare i prodotti in più che si trovano durante un'emergenza, perché il centro funzionale, oltre a fare la previsione quotidiana, continuare a farla, se c'è un evento di una certa gravità, attiva tutta una serie di altre risorse, di altre valutazioni, che adesso vedremo. E quindi c'è la possibilità di entrare attraverso i siti internet predisposti, questi indirizzi internet predisposti, all'interno di alcuni servizi che vi fanno accedere, che fanno accedere gli operatori comunali dotati appunto di identità, user ID e password, per la consultazione ad esempio dei livelli di piovosità e dei livelli dei corsi d'acqua sul proprio territorio, di modo che diciamo, il monitoraggio possa essere eseguito anche a livello locale e non solo a livello regionale. Vediamo adesso i bollettini più importanti sono tre, anzi per la verità io direi che sono quattro, se vogliamo considerare che il bollettino meteorologico, o detto anche il meteo testuale, è quello generale che con una lettura veloce ci dà la situazione generale in evoluzione nei prossimi, nei successivi 3 giorni. Però questi, il bollettino di vigilanza, questi tre che sono citati nella slide, il bollettino di vigilanza meteorologica, il bollettino di allerta e quello valanghe, sono quelli che invece focalizzano di più sul rischio, sulla componente del rischio. Vediamo, qui un attimino passa, torneremo sui bollettini subito dopo. Queste slide passano alla previsione, alla suddivisione in area di allerta del territorio regionale. Vediamo le 13 zone di allerta, che sono delle aree che i meteorologi hanno valutato essere, cioè avere un comportamento omogeneo all'interno della stessa zona. Quindi a ciascuna area, i confini di ciascuna area sono stati fatti coincidere con i limiti comunali, quindi ovviamente c'è un compromesso fra i fenomeni naturali e i limiti amministrativi, di modo che un comune abbia la certezza di una univocità della valutazione che viene fatta all'interno del proprio territorio. Ovviamente i comuni che si trovano nelle zone di confine possono avere
a volte qualche appartenenza in due zone diverse, anche se questa cosa ormai in pratica è stata superata, quindi non ci sono più comuni, se non ricordo male, che hanno l'appartenenza a due zone contemporanee. Comunque, il bollettino, in sostanza, soprattutto il bollettino di allerta, contiene, ma anche il bollettino di vigilanza, contiene delle previsioni che vengono fatte non solo a livello temporale in maniera molto precisa, ma anche all'interno di queste zone. Quindi, ciascuna zona che vedete qui rappresentata, che comprende diverse decine di comuni, avrà la stessa identica previsione assegnata per quell'area, che significa in altri termini lo stesso identico codice di allerta attribuito per la situazione meteo in corso. Questo è un dettaglio delle zone, le vediamo un po' più da vicino, vediamo appunto le varie zone di allerta, alcune di queste in uno zoom ideale, perché all'interno di ciascuna zona sono comprese numerosi comuni e che spesso non coincidono esattamente con i limiti dei COM. Vedete che queste linee blu sono i COM, ma naturalmente questo è poi compito dell'organizzazione locale intercomunale eventualmente stabilire quali possono essere gli interventi a livello più generale o comunque intercomunale. Le zone di allerta valanghe sono delle subaree, cioè ciascuna zona ABCD, eccetera, contiene al suo interno, nelle sue zone montane evidentemente, una sottoarea che comprende i comuni che possono essere valutati secondo le conoscenze attuali e anche quelle morfologiche, naturalmente, sono soggette al pericolo delle valanghe. Quindi c'è un bollettino e una serie di prodotti collegati che monitorano costantemente il rischio valanghe e nello stesso bollettino ormai confluisce tutto questo insieme di informazioni sia per i vari fenomeni. Quindi il bollettino di allerta ormai è suddiviso in cinque fenomeni che vengono monitorati e che sono stati valutati attraverso, quotidianamente valutati attraverso un codice di allerta. Bollettino di vigilanza. Il bollettino di vigilanza ha un carattere esclusivamente informativo, ragione per la quale questo bollettino non viene inviato come il bollettino allerta a tutti i comuni, ma è, vediamo poi come, richiamabile in qualsiasi momento dal sito dell'ARPA. Ogni giorno si può andare a vedere l'aggiornamento di questo bollettino. Cosa c'è in più rispetto a quello che dice, il bollettino di allerta? Ci sono sicuramente le valutazioni sulla intensità dei fenomeni, quindi ciascun tipo di fenomeno, dalle piogge alla neve, alle temperature, al vento, eccetera, viene valutato sempre nelle 13 aree di allertamento meteo con delle grandezze. Quindi, nel caso della pioggia, quello che il bollettino di allerta invece non dice, troverete qui l'informazione di qual è la quantità di pioggia che viene prevista nei 3 giorni successivi. In questa mappa qui, che mettiamo sia quella di oggi, questa e quella di domani e quest'altra qui e quella del secondo giorno successivo, ci fa vedere come le varie quantità o le varie grandezze nelle zone che sono state identificate varieranno rispetto al fenomeno. Quindi poi vedremo più da vicino un particolare che vi mostrerò rispetto al fenomeno più temuto che è quello delle piogge. Non va naturalmente sottovalutato il pericolo delle valanghe, anche lì ci sono dei codici d'allerta. Nel caso dei venti troveremo le velocità previste e nel caso delle temperature naturalmente i gradienti termometrici che sono previsti, perché si può arrivare al caldo estremo oppure al freddo estremo con una stima delle temperature, e questo naturalmente può avere delle conseguenze sul territorio. Questo è un dettaglio dei fenomeni considerati. Vedete appunto intensità delle precipitazioni, questo è il dettaglio, se il bianco è assente e i vari colori in blu più forte, sono debole, moderato, forte e molto forte, e questi nomi, assente, debole, moderato, eccetera, sono corrispondenti nel disciplinare a delle altezze di pioggia. Quindi
La pioggia moderata, per esempio, può avere come riferimento, che ne so, dico a caso, da 100 mm a 200 mm di pioggia, di intensità di pioggia, sulle 6 o sulle 12 ore. Quindi, si capisce da questo se, le soglie corrispondenti della stazione meteo più vicina a voi potrebbero essere superati e in che tipo di condizioni, in che tipo di intensità. Per i fenomeni temporaleschi è tutto un capitolo che trattiamo a parte perché vedremo che qui non tanto l'intensità del fenomeno, ma esattamente dove il fenomeno può andare a cadere, questa componente qui della localizzazione esatta non è attualmente prevedibile con esattezza. Quindi, anche se il fenomeno temporalesco interessa una o più aree che possono essere confinanti nel territorio regionale, purtroppo non c'è la certezza né che effettivamente quel fenomeno temporalesco accada davvero, oppure se accade. Quale intensità possa avere diciamo, l'intensità viene valutata in linea di massima, ma esattamente in quali comuni, in quale gruppo di comuni possa avvenire, questo è ancora difficilmente prevedibile. Per questo l'ARPA sta sperimentando da almeno un anno un'app, che poi andiamo a vedere un po' quale sia, che consente il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni temporaleschi. Quindi, un sistema apposito, uno staff apposito, si occupa di questo quando c'è rischio temporali e attiva la sua valutazione anche a livello orario. Quindi, nelle prossime ore, l'app può comunicare a chi l'ha installata, scaricandola gratuitamente dai repository nazionali. Una volta installata, può dare queste informazioni in tempo reale, localizzando anche la zona di interesse. La neve è valutata con alcune icone che sono quelle che vedete rappresentate qui, con i simboli debole, moderato, forte, e poi viene anche riportata la quota neve in quella giornata e nei 2 giorni successivi. Le anomalie termiche allo stesso modo hanno queste icone corrispondenti. Ogni bollettino naturalmente contiene questa leggenda, di modo che l'utente non deve ogni volta andare a ricordarla, ma la legge direttamente sul bollettino. In questo caso la stiamo soltanto esaminando. Il vento moderato e forte, eccetera. Le classi di pioggia, dice la slide, sono armonizzate con quelle del bollettino di vigilanza meteo nazionale, quindi anche su questo è stato fatto un'unificazione nazionale delle grandezze, che sono queste, assenti di debole, eccetera, di modo che si possa in maniera univoca in tutto il territorio nazionale valutare di questi fenomeni con la stessa intensità. Il resto è meno importante. Allora, dicevo prima, il bollettino valuta cosa? Il bollettino di allerta. Adesso siamo passati al bollettino di allerta. Questo nuovo bollettino di allerta valuta, così come per tutte le altre regioni d'Italia, usando gli stessi codici identici, 4 classi di allerta, 4 livelli di allerta, che sono il verde, nessuna criticità, l'allerta gialla, che può essere appunto idraulica, scusate, idrogeologica, idrogeologica per temporali, idraulica, neve, eccetera, valanghe. E con i livelli successivi arancione e rosso per gli stessi fenomeni. Vediamo, semplicemente notiamo in questo momento che questa valutazione delle criticità per le singole aree ha una differenza nel caso dei temporali per i motivi che vi dicevo prima di scarsa prevedibilità dei fenomeni. Allora si è valutato a livello nazionale di fare come di stabilire come allerta massimo per i temporali l'allerta arancione. Quindi non troverete mai un'allerta rossa, e questo ha un significato, diciamo, abbastanza preciso. Significa che mentre tutti gli altri fenomeni
possono avere una intensità e una diffusione che si protrae per molto tempo, per alcuni giorni. I temporali si sa che invece non hanno questa caratteristica, sono dei fenomeni di breve durata e quindi sarebbe un controsenso diramare un'allerta rossa perché i livelli di allerta non considerano soltanto l'intensità del fenomeno, ma anche la estensione del territorio e la durata degli stessi fenomeni, quindi il prolungamento in più giorni. È ovvio che una condizione instabile può ripetere e riproporre l'allerta idrogeologica per temporali anche per giorni successivi, ma non troverete mai un'allerta idrogeologica per temporali di colore arancione, scusate, di colore rosso. Quindi tenete presente che un'allerta idrogeologica per temporali di colore arancione, un'allerta arancione, nel caso dei temporali significa comunque che i fenomeni previsti sono gravi e possono essere anche molto gravi perché la situazione è stata valutata in questo modo. È già la massima, il massimo grado di allerta possibile per questo fenomeno. Allora, il bollettino di allerta è suddiviso in alcune sezioni, in alcune colonne. La prima colonna sulla sinistra è quella della zona di allerta, dalla zona di allerta, dalla A alla N. A queste zone di allerta corrispondono delle righe orizzontali. Di conseguenza, tutto quello che ricade nella casella A della zona di allerta A è contenuto in questa riga. Quindi, se un comune sa di appartenere alla zona A, dovrà andare a leggere soltanto la prima riga corrispondente all'A. Cosa troverà? Troverà una suddivisione innanzitutto in giornate, quindi il bollettino di allerta quotidianamente contiene la previsione per oggi e per domani, significa oltre le 24 ore. L'uscita del bollettino vi ricordo che avviene intorno alle ore 13 di ogni giorno, quindi fino alle ore 13 del giorno successivo vale la previsione oggi. E la previsione domani è in qualche modo anticipata e potrebbe essere importante soprattutto per le ore notturne, quindi oltre la mezzanotte in poi. I cinque fenomeni che sono non solo monitorati ma anche valutati in termini della loro pericolosità attraverso l'emissione del codice di allerta sono idraulico, idrogeologico, idrogeologico per temporali, neve e valanghe. Dove la differenza fra idraulico e idrogeologico significa sostanzialmente che l'idraulico riguarda i corsi d'acqua, l'idrogeologico riguarda i fenomeni di versante, quindi le stabilità, le frane e quant'altro possa verificarsi sul territorio rendendo instabili i versanti oppure riversando dei detriti su altre parti del territorio circostante. I fenomeni idraulici invece si riferiscono al pericolo di esondazione, quindi alle alluvioni vere e proprie. I temporali ne abbiamo già parlato, neve e valanghe sono qui distinti per il fatto che la neve si riferisce all'altezza della neve e dei fenomeni che in questo caso, in questa previsione, riguardano soprattutto quelle zone che normalmente non sono interessate dalla neve, quindi ad esempio le zone di pianura o di bassa collina, ma che eccezionalmente possono invece avere questo tipo di coinvolgimento e quindi l'emissione di un codice di allerta gialla, arancio o rossa significa che in quella zona, in quella determinata zona, ci si aspetta una nevicata, diciamo, intensa che può produrre le altezze di neve che vengono comunque valutate dal bollettino di bilancio che abbiamo visto prima, e quindi attraverso di quello si può andare a vedere qual è l'altezza di neve prevista e perché è stato messo un codice dell'alerta gialla arancio rossa. Quindi la stessa tipo di previsione viene ripetuta per il giorno successivo con le eventuali variazioni, e nell'ultima colonna a destra invece c'è la sintesi dello scenario atteso, dove in maniera molto molto breve viene scritto che cosa in quei giorni e in quella zona di allerta il codice vuole significare, quindi quali sono gli effetti che sono attesi sul territorio e i danni che eventualmente si possono manifestare, quindi quali sono in altri termini le criticità. La colonna che si chiama livello di allerta massimo ci dice per ciascuna zona
Semplicemente è un dato che potrebbe anche essere, diciamo, trascurabile o meno importante, soprattutto per i comuni, è il massimo allerta che in quella zona è stato valutato per quella giornata di oggi e la giornata di domani. E quindi vedete che qui abbiamo un allerta giallo, un allerta arancio, allora il massimo che questa riga ha registra è quell'arancione e via discorrendo per le varie parti. Quindi i livelli di allerta che vengono rilasciati ogni giorno, il bollettino di allerta contiene una mappa di sintesi facendoci vedere quali zone hanno quali colori, fa porre l'attenzione sull'impatto invece rispetto alla dimensione della zona colpita. Quindi, nel verde c'è un'assenza di fenomeni, nel giallo ci sono dei fenomeni localizzati e che possono essere anche intensi, nell'arancione fenomeni diffusi e intensi e nel rosso numerosi ed estesi fenomeni. Vabbè, questo per il resto va bene così. Qui direi che non vedo alcuna cosa che in questo momento ci possa interessare, andiamo avanti, anche per non rubare troppo tempo alla presenza, al faccio delle domande. Anche qui sono delle definizioni che già vi ho illustrato a voce. Dicevamo gli altri bollettini, a parte il bollettino Valanghe, che non so se adesso le slide ci mostreranno, eventualmente lo andiamo a vedere direttamente dal sito ARPA. Gli altri bollettini sono quelli che invece vengono attivati quando la situazione diventa critica, quindi quando c'è almeno un'allerta arancione in più zone e se c'è un evento in corso che ha una certa durata di più giorni, di almeno 36 ore o più, ecco che l'ARPA Piemonte attiva alcuni bollettini, si occupa della fase cosiddetta di sorveglianza, quindi oltre a fare il monitoraggio dei fenomeni va a sorvegliare il territorio secondo la rete monitorale che possiede e va a controllare quali stazioni meteo abbiano superato ad esempio i livelli di pioggia e quali corsi d'acqua abbiano superato i livelli critici con le stazioni idrometriche che sono installate nei corsi d'acqua stessi. Ecco allora che ci può essere una corrispondenza tra la pericolosità stabilita dal bollettino e quella riscontrata in termini di effetti sul territorio, quindi queste soglie di criticità gialla, verde, arancia e rossa possono essere o meno confermate e valutate con la scansione di 12 ore in questo bollettino di previsione delle piene che viene trasmesso ugualmente a tutti i comuni. Arriva prima alle province della città metropolitana e poi da lì viene diremato a tutti gli enti interessati e a tutti gli enti locali, compreso naturalmente una persona. Quindi il fine è la gestione delle piene e degli afflussi che il centro funzionale ha il compito istituzionale di tenere in piedi, di sorvegliare soprattutto quando ci sono, appunto, è in corso un fenomeno meteo di una certa entità. Ci sono anche altri tipi di grandezze che possono essere esplorate, le vedremo successivamente. Nel sito della città metropolitana c'è il riassunto della situazione meteo, ogni giorno viene naturalmente cambiato intorno alle ore 13 e questo aggiornamento ci dice nelle zone che ricadono all'interno della città metropolitana qual è la situazione di oggi e domani rispetto ai codici di allerta e conclude con un colore che è il colore dell'allerta massima per ciascuna zona. Ricorderete, saprete tutti, che la comunicazione che la città metropolitana fa ai comuni appartenenti al territorio è composta da quattro canali, si utilizza un sistema denominato VCM che la Regione Piemonte ha adottato per tutto il territorio e che trasmette alle sedi, a tutti i soggetti che sono nell'elenco dei destinatari, quattro tipi di messaggi che sono quelli che vedete qui, di modo che
si può essere abbastanza sicuri che tutte le sedi comunali abbiano ricevuto il comunicato di messaggi e che di conseguenza, se quando il piano comunale lo prevede, attivino le fasi operative corrispondenti. Per questa rubrica dei comuni, dei soggetti destinatari nel sistema VCM gestito dalla città metropolitana di Torino, viene aggiornato periodicamente ogni 6 mesi, per cui viene fatto, come sapete, un invio a tutti i comuni con preghiera di aggiornare gli elenchi di reperibilità delle persone, gli indirizzi, eccetera, e comunicandoci tutte le variazioni. Ma naturalmente, qualora una variazione dovesse avvenire anche domani, c'è sempre aperta la possibilità di comunicarlo, anche sarebbe proprio il caso di comunicare tramite email al servizio per la civile della città metropolitana l'avvenuta variazione utilizzando questo tipo di sistema. I colleghi che si occupano di questo servizio sicuramente risponderanno prontamente, e se non avete a disposizione il modulo vi verrà inviato via mail altrettanto prontamente. Allora, le fasi operative che cosa sono? Le fasi operative, come prevede il disciplinare, che a sua volta riprende le direttive nazionali, le linee guida del Dipartimento in particolare, sono quelle risposte che vengono applicate, che vengono immediatamente fornite a livello locale, quindi nelle sedi comunali, nei territori comunali, e che possono essere viste come delle scansioni organizzative che il comune ha costruito intorno alla propria organizzazione e al proprio territorio. Quindi significa che quello che leggeremo qui non è collegato o non è strettamente collegato al rischio idrogeologico, idraulico, ma può essere contemplato per qualsiasi situazione di emergenza che comporti un'attivazione progressiva delle risorse comunali e dei soggetti che si occupano di gestire le emergenze all'interno del comune. Quindi, seguendo la normativa, in maniera molto sintetica, questa sintesi l'ho fatta io un po' di tempo fa, dedicata proprio alla pianificazione comunale, uno schema che si può inserire per l'aggiornamento del piano, se il piano non dovesse contenere ancora le fasi operative, che ripeto sono in vigore almeno dal 2016, ecco che la fase di attenzione comporta un'attivazione interna della struttura comunale per la verifica di che cosa? Delle proprie risorse. Quindi dicevo, le attività in questo caso sono soprattutto, esclusivamente, quelle di verifica. Allora, l'organizzazione interna è quella della struttura comunale che, ricevuto la comunicazione di codice giallo, fase di attenzione, nel caso naturalmente viene comunicato all'esterno nel caso di un evento meteo di cui stiamo parlando, ma appunto se il comune ha dei suoi problemi che non c'entrano niente con questo, può adottare lo stesso sistema, lo stesso schema per qualsiasi problema inaspettato, qualsiasi emergenza che capitasse nel territorio comunale, quindi si può muovere in 3 fasi distinte. Io ho colorato di giallo qui non perché questa fase di attenzione corrisponda all'allerta gialla, adesso lo vedremo meglio, ma perché normalmente è collegata a questo tipo di criticità, di allerta. Quindi la fase di attenzione si collega molto abbastanza bene con la criticità di tipo già con il codice giallo, con l'allerta gialla, e la verifica consiste appunto nell'organizzazione, quindi la reperibilità delle persone, un giro di telefonate, vediamo se i soggetti che si devono occupare di eventuali emergenze ci sono presenti, sono reperibili e quant'altro. Le procedure, si vedono le procedure del piano nel caso in cui si arriva un evento, e naturalmente il bollettino non sta facendo altro che comunicare questo, quindi se ci sono dei dubbi si va a rivedere il contenuto del piano di emergenza. Si verifica il flusso delle comunicazioni, quindi se ci sono sistemi di radio, sistemi telefonici, sistemi internet, si va a vedere se
questi sistemi sono funzionanti, raggiungibili, eccetera. In particolare per le pagine web questo può essere importante. Si va a controllare attraverso i responsabili la disponibilità delle squadre di volontariato comunale, eventualmente convenzionate o attive nella struttura comunale, le quali a loro volta verificheranno l'efficienza logistica delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione. Si può valutare se attivare il COC ai presidi territoriali comunali, ma questo normalmente in una fase di attenzione non viene fatto. Il valutare significa rimanere in attenzione su questo punto perché la situazione sul territorio potrebbe peggiorare da lì a poco. La fase di preallarme è ancora possibile nell'allerta gialla, ma anche nell'allerta arancione, ma questa è una decisione della singola sede, quindi ricordate che è sempre il comune che sceglie quale fase operativa adottare. Nella fase di preallarme il comune ha delle sue risultanze, da un lato il bollettino, le previsioni, dall'altro quello che sta accadendo sul territorio. Allora, ha già fatto questo primo gruppo di azioni, quindi si è assicurato, ha verificato tutto quello che è stato detto prima. Questa volta, se dichiara la fase di preallarme, significa che attiverà una serie di cose. E che cosa attiva? Attiva il COC, il centro operativo comunale, e eventualmente questo centro operativo comunale si raccorda con le altre strutture attive nel territorio metropolitano e in quello regionale. In altri termini, si collega in qualche modo o fa presente la propria attivazione alla prefettura, alla città metropolitana, alla regione, e questo in certe situazioni è importante perché se è in atto un evento di una certa intensità, è bene sapere quali strutture hanno il corpo attivo da parte di città metropolitana, di Regione Piemonte e della prefettura. Si attiva il personale anche attraverso una apposita turnazione. Il volontariato è disponibile per il monitoraggio e la sorveglianza dei punti critici ed eventualmente va a presidiare il territorio ove necessario. Nel frattempo il COC, che è stato attivato, comincia a valutare i fenomeni in atto più da vicino e valuta costantemente se attivare dei piani di interdizione e evacuazione preventiva di alcune aree, edifici o tratti di strade di abilità che attraversano il territorio di qualunque appartenenza esse sia. E lo fa in base a una mappa che il comune trova nel proprio piano di protezione civile comunale. Quindi il piano deve essere completo su una serie di punti che poi vedremo molto velocemente, molto in maniera molto flash, con tre diapositive finali. E se occorre, mette delle ordinanze per la sicurezza dei luoghi e naturalmente per la sicurezza dei cittadini, per cercare di contenere eventuali danni e fenomeni che si stanno manifestando sul territorio. Quindi la messa in sicurezza del territorio può essere fatta a volte in corso di evento, altre volte no, ma almeno parli dal punto di vista tecnico, però la sicurezza può anche riguardare la prevenzione, significa che se un'area è interdetta agli accessi perché è rischiosa, in questo modo diventa sicura o relativamente sicura, anche se all'interno si manifesteranno dei danni, quantomeno delle persone non si metteranno a rischio della propria incolumità o della propria vita. Quindi la priorità dell'azione preventiva in questo caso è proprio questa. Nella fase di allarme, la fase di allarme corrisponde generalmente a un codice arancio o a un codice rosso e sostanzialmente dice che rappresenta il fatto che il comune ha già verificato e attivato quanto è stato previsto dalle fasi precedenti, quindi quella di attenzione di preallarme, e in più rafforza con la sua azione tutto quello che è stato fatto fino a quel momento, quindi avrà necessità di ulteriore personale, di ulteriori aiuti che possono provenire dall'esterno del territorio comunale,
anche in funzione dei presidi sul territorio e avrà bisogno di rafforzare il personale, quindi se questo personale non ce l'ha a disposizione in quel momento, avrà bisogno di chiederlo in sussidio ad enti sovraordinati, la città metropolitana, la regione, la prefettura, eccetera, che naturalmente fanno confluire su iniziativa e richiesta del COC, ma anche all'interno della sede del COC, il personale, gli aiuti e le risorse umane che occorrono per fronteggiare la situazione e che da solo il comune non è in grado di reperire in quel momento. Quindi la funzione del COC in una fase di allarme è di continuità e di rafforzamento di tutto quello che ha fatto prima di quell'attivazione lì. Quindi non è detto che sia strettamente collegata all'evento che è più grave o meno grave o che si sta aggravando, ma soprattutto deve valutare qual è la situazione del territorio, deve avere in mano la situazione del territorio, questo lo fa il COC, e anche quali sono le risorse che l'amministrazione comunale non dispone in quel momento e che quindi deve chiedere ad altri. Per esempio, se si tratta di volontari, attraverso la Regione Piemonte chiederà un rinforzo, un afflusso di volontari per fronteggiare una certa situazione. E quindi continuerà la sua valutazione. Ecco, gli scenari. Dicevo, abbiamo visto quali sono le azioni, quindi le fasi operative che scandiscono le azioni all'interno del comune. C'è un territorio da tenere sotto controllo, ma questo controllo lo si fa sia visivamente, quindi ci sono delle zone che eventualmente saranno consigliate, ma lo si è già cominciato a fare in ordinarietà, perché il piano comunale deve contenere una serie di informazioni che riguardano gli scenari di pericolosità e di rischio del territorio rispetto ai singoli rischi. In questo caso stiamo vedendo un esempio di uno scenario di pericolosità su un corso d'acqua, è un esempio reale di un gruppo di comuni della città metropolitana, dove vediamo che in questa mappa che adesso vediamo dove trovarla, e ci avverte, ci segnala, ci fa vedere quali sono le probabilità di accadimento dell'inondazione all'interno delle varie aree. Quindi abbiamo tre classi di probabilità, la meno probabile, ma è anche la più frequente, va da 10 a 20 anni di tempo di ritorno, di periodicità, e quindi una probabilità di alluvioni elevata ed è molto vicina quindi al corso d'acqua, la zona che eventualmente viene allagata periodicamente in questo intervallo di tempo, un'altra più estesa che ha una probabilità di 100-200 anni ed è quella che abbiamo visto di solito nelle alluvioni peggiori. Poi ce n'è un'altra prevista, ma qui non è rappresentata, che ha una probabilità molto scarsa, ma ha un periodo di ritorno di 500 anni addirittura, e sarebbe un'alluvione catastrofica, ma che ugualmente le normative prevedono che vada pianificata. In più, le mappe di rischio contengono per esattamente la stessa identità area all'interno di queste aree, quindi si è intersecato la probabilità che il fenomeno accada, quindi la zona di allagamento, con gli elementi del territorio. Quindi tutti gli elementi del territorio che ricadono in quelle zone con un evento più o meno probabile, sono classificate con un grado di rischio che va dall'R4 colore viola, rischio molto elevato, poi c'è il rosso, R3 rischio elevato, l'R2 rischio medio e l'R1 rischio moderato. In una pianificazione comunale per il rischio idraulico e idrogeologico, normalmente si prendono in considerazione le aree R3 ed R4. Si parte sicuramente dall'R4 che contengono al loro interno sicuramente delle porzioni di abitato, quindi delle edifici di abitazione civile, ma ci possono essere all'interno anche edifici di qualsiasi tipo, in questo caso anche particolarmente rischiosi, ad esempio centri commerciali, luoghi pubblici di elevata frequentazione o zone di elevata concentrazione di transito di persone. E quindi sono censiti gli edifici, ma anche i tratti di viabilità e le singole aree, quindi anche un'area all'aperto può essere classificata come un'area a rischio molto elevato, perché ad esempio è un parcheggio dove costantemente vengono
parcheggiato ogni giorno migliaia di vetture, e quindi necessariamente se un parcheggio di questa dimensione si trova all'interno di quell'area sarà colorato di viola e sarà considerato un'area a rischio molto elevato. Una volta in possesso di questi elementi, questa pianificazione del rischio attraverso gli scenari, quello che rimane da fare è nel piano comunale collegare tutte queste aree. Anche qui vediamo un dettaglio di un esempio reale, qui siamo nella zona di Moncalieri, se non ricordo male, dove queste singole aree in colore viola e di colore rosso vengono esaminate nel loro contenuto, quindi dalla delimitazione si risale, se si tratta di abitazioni civili, ai proprietari. E se si tratta di aree invece commerciali o altro, naturalmente agli eventuali enti gestori che hanno il compito di eventualmente adottare delle misure preventive. Per cui, se queste zone sono state classificate come si vede, con il colore viola, rosso, arancio, eccetera, significa che hanno un certo grado di rischio, significa che all'atto del ricevimento, ad esempio, da parte del comune, di un'allerta rosso, di un'allerta arancione, quelle aree possono essere allagate. Pertanto, si tratta di rischio di frane, significa che, di frana, che quelle aree potrebbero essere soggette a delle frane. Quindi è chiaro che di fronte a questa evidenza, a questo preannuncio, a questo sistema di allertamento che è stato così faticosamente messo in funzione, gli enti che hanno in mano la gestione del territorio per le proprie competenze, tra cui anche i comuni, non possono stare fermi, ma devono adottare tutte quelle misure di prevenzione che ritengono necessarie per evitare, soprattutto, e anzi direi quasi esclusivamente nel caso della protezione civile, l'incolumità delle persone, perché è l'unico modo per cui noi, a parte i danni che sicuramente ci saranno, possiamo evitare che delle persone inconsapevoli e disinformate possano mettere a rischio la propria vita, quelle dei propri cari, eccetera, semplicemente perché o non sono state avvertite, oppure nonostante gli avvertimenti, non hanno svolto con attenzione quello che il comune aveva chiesto di fare loro attraverso il piano. Quindi tutto questo a cascata, facendo dei passi via via all'indietro e con uno sguardo ancora più ampio, comportano il fatto che un piano comunale che comprendono sistema di allertamento, delle regole, un territorio, eccetera, ha come destinatari ultimi i cittadini, perché gli interessa tutelare l'incolumità dei cittadini, e quindi il destinatario di alcune comunicazioni importanti che partono dal comune devono a tutti i costi raggiungere in maniera veloce ed efficiente tutti i cittadini. E se questo è vero, significa che anche che i cittadini devono essere pronti e informati non solo sulla natura dei fenomeni, sui bollettini, sui significati, ma anche sul contenuto di queste mappe di scenario che eventualmente possono riguardare la loro abitazione, la strada dove transitano, la scuola dove accompagnano i figli e il supermercato dove ogni giorno o almeno una volta alla settimana si recano a fare la spesa. E così via. Riguarda tutte le attività pubbliche che coinvolgono e comportano il movimento di un gran numero di persone, sono dei punti particolarmente sensibili e delicati, non solo le aree di residenza, ma tutte quelle aree che nelle zone metropolitane più complesse naturalmente hanno bisogno di una maggiore attenzione per quanto riguarda la prevenzione. Quindi il piano è complesso in base a ciò che prevede lo scenario, quindi alla pericolosità intrinseca del territorio, ma anche a tutti gli elementi che il territorio stesso contiene, non escluso la densità di popolazione e la quantità di movimento che quotidianamente si registra in quelle zone. Quindi a volte fare un piano in certa zona del territorio è relativamente semplice, altre volte è estremamente complesso, anche se si tratta di comuni relativamente piccoli dove però c'è un transito perché magari il comune si trova in una via nei pressi di una via di comunicazione molto, molto importante, quindi
Nonostante tutto, c'è da prevedere alcune cose che riguardano appunto gli spostamenti delle persone, come anche, ad esempio, il fatto che il territorio comunale possa contenere un'industria a rischio o altri elementi del genere che possono avere dei danni durante gli eventi alluvionali. Quindi le cose naturalmente non sono così semplici. Ecco perché, per concludere questa breve carrellata, il piano comunale è l'elemento di congiunzione fondamentale senza il quale l'azione del comune rischia di essere fragile nei confronti delle incombenze, dei compiti che la legge ha assegnato appunto alle strutture comunali, in quanto presiedute dalla massima autorità di protezione civile, che è il sindaco alla scala locale. Solo brevemente richiamiamo un attimo il sito ARPA, lo rivediamo insieme. Ecco che accedendo alla home page c'è questo pulsante qui dei bollettini che ci porta all'elenco dei bollettini sempre a livello di icone. Vedete che i primi tre sono quelli che ci interessano di più per il rischio che stiamo esaminando adesso. Quindi il bollettino meteo, quello meteo testuale, contiene, se lo vogliamo vedere, quello di oggi, la descrizione della situazione meteo, lo dobbiamo scaricare naturalmente, ci mettono in punti di F, ecco che la situazione di oggi ci dice questa serie di cose qui, l'impettazione ci dà la data di emissione di validità, la prima riga ci dà la situazione generale e poi alcuni dettagli sulle previsioni del giorno successivo. Questo a volte può essere utile per farsi un'idea di come andrà il tempo nei prossimi giorni, quindi quando vedremo un miglioramento o se invece vedremo purtroppo un peggioramento. L'altro bollettino è quello di vigilanza, anzi vediamo prima quella di allerta, vediamo l'allerta di oggi, l'avrete già ricevuto, ecco, vediamo che oggi dalla zona dalla A alla E sono tutte in giallo per rischio idrologico per temporali, domani invece tutto verde e le zone I, L e M sono anch'esse in giallo. Lo scenario previsto dice che si possono avere locali allagamenti, combinazioni solo più buona. E questo è, diciamo, il documento fondamentale per il quale può scattare o meno, o deve scattare, adesso lo vediamo, l'azione dell'amministrazione comunale nei confronti del territorio. Il bollettino di vigilanza, invece, abbiamo visto, ci dà le grandezze. A volte, a seconda della situazione, è importante poter consultare il bollettino di vigilanza perché qui troviamo il dettaglio. Per cui, ad esempio, in questo momento c'è una generalizzata situazione su tutta la regione di allerta gialla o a volte anche codice verde, ma comunque le zone interessate in allerta gialla sono queste, con l'icona nera per temporali, vedete, e le intensità di precipitazione che sono previste sono in questo caso deboli, perché il colore azzurro si riferisce all'intensità debole. Se invece alcune aree sono collegate, sono colorate con colori blu crescente, possiamo avere anche quantità di precipitazione prevista, moderata, forte o molto forte. E questo naturalmente, se in arrivo un evento di una certa intensità, fa la differenza, perché da qui sapremo, consultando le altre pagine, quali sono le intensità previste. In questo caso, trattandosi di piogge intense, saranno registrate, saranno proprio scritte accanto alle icone i valori previsti dell'intensità in millimetri nelle prossime ore. E questo naturalmente farà la differenza perché, ripeto, gli elementi contenuti del territorio, ad esempio corsi d'acqua o frane, saranno o meno attivati anche in funzione rispetto alle quantità che sono previste. Dicevo prima che ci sono delle app che ho anche un sistema che adesso vi parliamo brevemente. L'ARPA Piemonte fornisce il sistema dei bot su Telegram. In realtà è gestito dal settore protezione civile della regione Piemonte, che ha raccolto per tutti i comuni della regione un riferimento telefonico a cui inviare questi messaggi Telegram, si chiamano bot, che i comuni e la persona indicata nel comune riceverà
ogni qualvolta c'è un'allerta di un certo tipo e potrebbe ricevere degli aggiornamenti sulla situazione a secondo di ciò che accade. Quindi è un mezzo di comunicazione diretto tra Regione Piemonte e Comuni che utilizza questo elenco Telegram. Se il vostro comune, ma credo proprio di no, perché tutti i comuni ormai il proprio recapito, o comunque dovesse aggiornarlo, devono rivolgersi al settore delle Livestorm è un'app che invece è appunto quella che può realizzare il monitoraggio in tempo reale, naturalmente sperimentale, però vale la pena magari una volta aprirla e vedere cosa succede. E che fornisce, come dice la didascalia, un aggiornamento ogni 5 minuti quando c'è un certo tipo di diversa meteo, e dà una mappa di spostamento della massa nuvolosa rispetto alla sua propagazione attraverso le mappe radar. In altri termini, potreste essere avvisati che una cella temporale estera si dirige proprio dalle vostre zone o che viceversa si dirige altrove. Quindi è un modo, si chiama Nowcasting, cioè previsione in tempo reale dei fenomeni temporalesti, che sono gli unici che in questo momento è l'unico tipo di previsione che ci può aiutare un tantino di più rispetto a quello che dice il modello. Pierina invece è questa app qui che, come dice la pagina illustrativa, poi basta recarsi al repository della Apple o di Google Play per scaricare la versione che vi interessa per il vostro apparecchio mobile e ha dei contenuti e delle tematiche. Poi naturalmente bisogna installarla e cercare di esplorarla ed eventualmente chiedere ulteriori spiegazioni alla regione. Comunque vi sono una serie di grandezze che sono monitorate attraverso questo sistema, gli alert che vengono appunto diramati dalle allerte, e poi abbiamo la vigilanza meteo, il rischio idrogeologico, il rischio anche terremoto, queste sono le varie tematiche che vengono sviluppate dalle sezioni dell'app. Questo è brevemente quello che parla la pagina che parla del sistema bot Telegram, quindi c'è un po' da leggere poi i vari dettagli che vengono a questa pagina poi. Beh, io in questo momento mi fermerei qui, vi faccio vedere l'ultimissima cosa brevissima, proprio flash, che è ben illustrata in questa slide di Regione Piemonte, che sono le slide originali della Regione Piemonte, che aveva per primo illustrato questo sistema quando è stato approvato nel 2018, e qui ricorda le varie fasi, scusate, le allerte e le fasi di attenzione. Allora, in sostanza il disciplinare dice: abbiamo da una parte i codici di allerta che giungono dal bollettino, dall'altro le fasi operative che il comune può o deve attivare a seconda della situazione. Cosa significa può e cosa significa deve? Significa che c'è una fase operativa minima. Allora, tutte le volte che c'è un'allerta gialla o un'allerta arancione, la fase minima da attivare è quella di attenzione. Vi ricordo che la fase di attenzione, per quello che abbiamo detto prima, prevede semplicemente delle operazioni di verifica. Quindi tutte le volte che c'è un'allerta gialla o un'allerta arancione, va verificata la situazione a livello locale delle risorse, risorse umane, risorse strumentali, quant'altro sia utile per mantenere alta l'attenzione sul territorio. Se in particolare l'allerta arancione, ovviamente c'è una differenza perché i fenomeni previsti saranno più diffusi e più intensi, quindi rispetto all'allerta gialla che invece rispetto alle previsioni dovrebbe essere meno intensa, ma per i fenomeni temporalesti, ad esempio, non funziona così perché a volte ci sono stati temporali molto forti, molto intensi, anche addirittura con codice verde o semplicemente con allerta gialla. Quindi l'intensità del fenomeno nel caso del fenomeno di temporalesti non la conosciamo e quindi di conseguenza dobbiamo aspettarci di tutto. Però nell'idraulico e nell'idrogeologico sicuramente un'allerta arancione corrisponde a un'operazione
una diffusione maggiore sul territorio e una maggiore intensità dei fenomeni. Se invece perviene un'allerta rossa, la fase operativa obbligatoria per i comuni è quella di preallarme, dove, oltre alle verifiche già fatte, bisogna attivare le verifiche sul territorio, i controlli sul territorio rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima in quelle tre slide, dove si passava dagli scenari alle attività che il comune fa. Per cui, se il comune ha, come normalmente ha, una serie di zone al suo interno classificate a rischio idrologico molto elevato, evidentemente avrà previsto nel suo piano delle azioni da attuare, sia nei confronti delle strutture, delle infrastrutture, eccetera, sia nei confronti anche dei cittadini, ma addirittura dei singoli cittadini. Quindi deve prevedere un sistema di comunicazione efficace e veloce che consenta all'amministrazione comunale di dialogare con eventuali cittadini che per residenza o per transito possono essere esposti a un rischio elevato, molto elevato, per alluvione. Questo è in sostanza quello che si deve fare. Quindi ci sono delle fasi operative minime che vanno attivate quando si riceve un'allerta gialla, un'allerta arancione o un'allerta rossa. Quindi scattano la sorveglianza, anche qui ricorda verifica, qui è complicato, io non ve la illustro perché altrimenti va via molto tempo, l'attivazione che avviene nel preallarme e il rafforzamento che avviene nell'allarme. Quindi l'allarme è un prolungamento per alcuni giorni successivi a un evento alluvionale magari ancora in corso oppure già manifestato e che ha prodotto danni, quindi comunque va tenuto d'occhio nei rispettivi fenomeni, perché ci sono attivate delle frane o c'è una zona che è stata alluvionata, allagata, evidentemente ci sarà molto da fare in quelle zone anche per il ripristino della viabilità, dei servizi essenziali e l'assistenza eventuale alla popolazione che magari sarà stata allontanata dalle proprie abitazioni, che quindi avrà bisogno nei giorni successivi di assistenza e quant'altro. Questo in sostanza è il sistema di allertamento, che non è, come vediamo, solo un allertamento, ma è un sistema complesso dove la risposta dei comuni fa la differenza o può fare la differenza rispetto al passato, dove ci attendevamo che un'alluvione si manifestasse e di conseguenza andavamo a cercare di riparare i danni. Oggi tutto questo sistema prevede e comporta invece il fatto che i comuni, ma tutti gli enti che sono chiamati in causa a gestire aspetti di protezione civile devono muoversi preventivamente, perché se non lo fanno non solo hanno reso inutile lo stesso sistema di allertamento, ma hanno aggravato la posizione del territorio dei cittadini e probabilmente anche la propria posizione nei confronti della legge, perché come tutti abbiamo visto dalle cronache è successo spesso in questi anni di vedere amministratori comunali, provinciali o regionali chiamati a comparire davanti alle sedi tribunali dopo un evento che ha comportato delle vittime e dei danni considerevoli. Quindi in questi casi è stato accertato, o almeno ci sono buoni elementi per immaginare che l'azione del comune non sia stata del livello che il sistema ha previsto e che la società civile si aspetta proprio dal sistema di protezione civile. Ecco, questo è il compito proprio della protezione civile: prevenire, prevedere e non solo soccorrere, aiutare. Io mi fermo qui, se ci sono delle domande. Allora, grazie Francesco, grazie mille. Intanto al momento non sono arrivate domande, ma abbiamo già visto recentemente anche negli altri incontri che i partecipanti sono timidi. Allora, noi proviamo a farti due domande veloci che partono direttamente dallo staff, perché diciamo abbiamo provato a immaginare che cosa comunque potrebbe essere utile per i partecipanti aggiungere a quanto già hai detto, che comunque è molto esaustivo. Poi chiaramente invitiamo chi volesse a partecipare a fare una domanda. Allora, due cose molto rapide. Una, al di là della responsabilità dei singoli cittadini, di cui giustamente tu parlavi, cioè i cittadini devono conoscere il piano comunale, devono informarsi e quindi essere preparati. Però al di là di questa parte, esattamente, ci sono degli esempi
ti vengono in mente degli esempi di come un comune, un'amministrazione potrebbe come dire, comunicare direttamente sia genericamente ai cittadini, per esempio, mi viene da dire il fatto che possono scaricarsi l'app dell'ARPA, che comunque molti cittadini magari non lo sanno e potrebbe essere utile, quindi raggiungerli tutti, ma anche proprio, come tu prima dicevi, particolarmente rispetto ai singoli cittadini, no? Quindi rispetto a una zonizzazione eventuale del comune, come raggiungere i singoli gruppi di cittadini o i singoli cittadini. Un'altra domanda, te le faccio tutte e due così poi decidi tu come, in che ordine rispondere, invece riguarda la collaborazione tra comuni, perché tu prima facevi riferimento al fatto che in fase di allerta, comunque di emergenza, c'è la comunicazione tra COC, la possibilità di mettersi in comunicazione tra strutture attive, ma in fase, diciamo, non di allerta, non di emergenza, no? Quindi pianificatoria, mi viene da dire. C'è qualcosa che ha senso che i comuni, magari i comuni limitrofi o comunque di una stessa zona, facciano? C'è qualcosa che possono fare per rendere più efficace la loro azione o la loro collaborazione? Ho provato a metterteli lì così vedi Sì. Sì, tu come rispondere. Grazie. grazie per le domande, Gianna, mi dà l'occasione per chiarire, o almeno per approfondire un minimo questi importanti aspetti. Quello della comunicazione, diciamo che la tecnologia attuale, che è molto diffusa ormai fra praticamente tutti i cittadini, è sicuramente quella che che utilizza gli apparati mobili, quindi telefonini, tablet ed eventualmente anche computer connessi alla rete internet. Oggi la rete internet contiene tantissime informazioni, tantissime modalità per sapere qualcosa su una situazione. Però è ovvio che in questo momento non stiamo parlando di cittadini qualsiasi, ma stiamo parlando di cittadini che fanno riferimento a un territorio, a un'amministrazione comunale. Quindi la prima cosa che il cittadino consapevole deve conoscere è il piano e i contenuti del piano che lo riguardano, che riguardano le azioni che il comune metterà in campo, in essere, durante le varie emergenze di qualsiasi tipo esse siano. Quindi questa è la prima cosa da diffondere, il primo documento fondamentale che deve essere quindi scritto in maniera chiara, comprensibile, accessibile, ripeto, accessibile a tutti. È proprio il piano, quindi deve avere il dono di illustrare gli scenari di rischio e in maniera sintetica e le azioni che il comune ha deciso di adottare per quelle zone che sono considerate a rischio. Quindi il cittadino è già in teoria preventivamente informato su tutto questo. In più la legge dice che il cittadino, il codice che è stato approvato appunto 2 anni fa, che ormai è una sintesi abbastanza, ha raggiunto un livello ottimale, direi, rispetto alla materia che stiamo trattando, ha identificato al cittadino non solo il destinatario ultimo, ma il soggetto primo che deve contribuire e collaborare alla protezione civile. Quindi egli non è soltanto un soggetto passivo, ma un soggetto attivo. E il momento nel quale l'amministrazione comunale può dialogare meglio con i cittadini su questi argomenti è una serie di incontri che vengono e che devono essere programmati quando il piano si aggiorna. Cioè, tutti i piani che sono spesso abbastanza datati ormai nella città metropolitana di Torino e anche nella zona Piemonte, su questa sezione dei rischi connessi ai fenomeni meteorologici intensi, deve essere completata con gli scenari, con le fasi operative e di conseguenza anche su tutte le azioni dettagliate che il Comune prevede di attuare. Questo è un momento, è un processo, diremmo, catartico rispetto alla consapevolezza della cittadinanza, perché è il momento nel quale l'amministrazione dialoga davvero con i cittadini e, come dice la legge, il cittadino è protagonista e interviene insieme ai suoi amministratori nella pianificazione. Quindi non è soltanto un soggetto critico che si lamenta, che non capisce, eccetera, ma deve essere coinvolto, come stiamo facendo sperimentalmente in alcune zone della città metropolitana, deve essere coinvolto insieme alla sua amministrazione e alle amministrazioni vicine, per esempio in un contratto di fiume o in qualche altra convenzione del genere,
di modo che la rielaborazione, l'aggiornamento del piano negli aspetti emergenziali sia condiviso già nel momento in cui questi processi li si sta elaborando. Quindi, una volta che un cittadino è chiamato in causa già nell'elaborazione, difficilmente potrà poi sollevare delle questioni. Più che altro si tratta invece di, in maniera attiva e consapevole, di partecipare a tutte queste condizioni necessarie. E questo per quanto riguarda, diciamo, ciò che c'è da fare. I sistemi di comunicazione sono appunto quelli ormai privilegiati che utilizzano gli apparati mobili, quindi app, siti internet, pagine internet del comune, social, ma social che devono essere comunque governati dall'amministrazione comunale, e bisogna quindi fare attenzione anche a quello che si scrive, a come lo si scrive, eccetera, cioè ci vuole anche spesso una certa esperienza, una certa attenzione nell'utilizzare questi sistemi, che d'altra parte esistono e che sono utilizzati magari in canali paralleli, in pagine parallele che il comune, l'amministrazione non controlla, quindi ha bisogno invece di dire la sua voce, la sua versione dei fatti, la sua comunicazione, e farla giungere in maniera rapida ai cittadini. Poi ci sono naturalmente gli elenchi di recapiti, numeri telefonici che l'amministrazione può acquisire direttamente con il consenso degli interessati. Metti caso, ad esempio, persone residenti in aree viola, in aree a rischio R4 molto elevato, che hanno bisogno di essere avvisati per tempo dell'arrivo di un'ondata di piena o della possibilità che una frana si riattivi. E quindi avvisare queste persone per tempo che c'è un bollettino preoccupante è fondamentale, fa parte del piano, deve far proprio parte del piano. E il cittadino che riceve una comunicazione non casca dalle nuvole, ma sa che quella comunicazione è relativa a un discorso che si è fatto insieme, che si è partecipato, e che anche i soggetti che non hanno partecipato sono comunque resi informati attraverso le più svariate forme di pubblicità e di risalto che si deve dare a questa cosa. Poi ci sono anche dei sistemi più sofisticati, delle app che hanno anche delle web app cosiddette, che hanno anche delle funzioni, quindi che possono raccogliere dal territorio dei dati, e questo viene fatto a seconda della complessità del territorio, ma anche delle professionalità, delle capacità che si hanno in sede comunale, in sede territoriale, eccetera. Insomma, è un processo che può estendersi a varie componenti della società, che possono essere stesse aiutare la propria amministrazione, significa anche le proprie famiglie, la comunità dei propri cari, e quindi fornire anche loro stessi un contributo, anche volontario da questo punto di vista, per aiutare l'amministrazione a mettere insieme questo sistema efficace ed efficiente di comunicazione preventiva, che può salvare davvero, che può fare la differenza rispetto alla pubblica incolumità. Questo è in sostanza, gli esempi se ne potrebbero fare tanti, ma bisognerebbe entrare in un dettaglio per cui sicuramente non ci possiamo permettere, per cui io consiglio alle amministrazioni che sono presenti nel territorio metropolitano e che ancora non l'avessero fatto e hanno bisogno di aiuto da questo punto di vista, a contattare il nostro servizio, che ha proprio come fra gli altri compiti quello di supportare i comuni nel perfezionamento del piano comunale. Oggi è proprio necessario aggiornare questa sezione, e sappiamo che molti comuni non l'hanno ancora fatto, quindi è un passo fondamentale che bisognerà sveltire da parte di tutti. Quindi bisogna fare in modo che questa cosa al più presto venga fatta, senza attendere l'arrivo dell'emergenza per potersi muovere, e poi doversi muovere magari in maniera disordinata e non coordinata. Abbiamo visto anche che negli ultimi 2 anni però sono stati fatti molti passi avanti da questo punto di vista da parte di parecchi comuni, che adesso ci comunicano puntualmente il loro stato della fase operativa, quindi significa che hanno aggiornato il piano, che tengono sotto controllo la situazione e che non si lasciano sfuggire i particolari che il piano contiene, quindi si muovono secondo le linee che il piano stesso ha costruito intorno ai rischi del territorio. Io, è arrivata una domanda nel frattempo, quindi approfitterei per leggertela se per te va bene.
Paolo Sassone chiede se la legge prevede che sia pubblicata sul sito web del comune in prima pagina, siano pubblicate le carte della pericolosità del territorio e il piano di emergenza e aggiunge se tali dati non ci sono o non sono stati pubblicati in modo accessibile, quali responsabilità corre il comune? Allora, io non farei un discorso di correlazione diretta tra un eventuale disposto di legge e la pubblicazione di questi elementi su un sito internet piuttosto che su un qualsiasi luogo pubblicamente accessibile. Cioè, la legge non può e non deve scendere fino a questo livello di dettaglio, però è altrettanto evidente che se nel piano comunale non è contenuto nulla che parli di questi argomenti, quindi degli scenari, della valutazione delle pericolosità, eccetera, del sistema di allertamento adottato, delle fasi operative che il comune prevede, eccetera. È ovvio che se ha già fatto tutto questo all'interno del proprio piano, ha già fatto il 70-80% del percorso. Rimane un 30% che però è altrettanto impegnativo, cioè che deve fare in modo che queste informazioni siano accessibili pubblicamente, e oggi accessibili pubblicamente significa anche che siano comprensibili da tutti o almeno dalla maggior parte delle persone. Quindi presentare un piano pubblicamente non è sempre una cosa facile. Ma d'altra parte il non farlo potrebbe comportare il fatto che di fronte a una certa conseguenza del territorio alcuni cittadini certo non potranno dire in assoluto io non lo sapevo, però molti potranno dire io non avevo capito bene. Allora è bene che ci sia un dialogo più ravvicinato tra l'amministrazione e i cittadini, un percorso costruttivo che naturalmente deve essere anche assistito da professionalità qualificate. E questo è un passaggio delicato, quindi noi di Città Metropolitana su questo possiamo davvero aiutare i comuni anche a seguire la strada che essi hanno scelto. Non è che noi diamo delle soluzioni, però affianchiamo i tecnici, gli amministratori, eccetera, per consigliarli a non fare delle scelte sbagliate o comunque delle scelte che potrebbero essere, diciamo così, non aver previsto tutto. Perché non è soltanto il preventivo che fa la differenza, quanto mi costerà, che cosa conterrà, chi lo fa, ma è soprattutto quello che io mi aspetto e so che devo ottenere. E quindi devo avere uno strumento comprensibile da tutti, chiaro, efficace, che posso comunicare a tutti in maniera altrettanto chiara, efficace e veloce, che posso mettere non solo su internet, perché dico al cittadino, vai a scaricare il PDF e guarda cosa c'è scritto. Sì, va bene, cioè, formalmente io posso aver fatto quel che dovevo fare, però di fronte a un'emergenza complessa, diciamo che non ho fatto completamente magari il lavoro di veicolazione delle informazioni necessarie in maniera che queste siano comprensibili da tutti. Quindi devo essere, ci muoviamo un po' sul filo del rasoio, ecco, per dirla tutta, però nel percorso si possono fare tante cose insieme per costruirlo bene, e tu sai che nei contratti di fiume e di lago, da qualche anno stiamo seguendo gruppi di comuni che hanno sottoscritto questi contratti e hanno deciso di fare insieme un percorso che riguardava anche i rischi connessi alla sfera delle acque per la protezione civile, per aggiornare i propri piani. Quindi le due cose si interfacciano molto bene. E un percorso fatto insieme dà un po' la garanzia a tutti, lasciando poi, ripeto, il comune e i comuni liberi di scegliere quello che vogliono secondo le proprie intenzioni, le proprie capacità organizzative, le proprie risorse economiche e strumentali, di organizzarsi come essi ritengono. Devono sempre aver chiaro qual è l'obiettivo. Quindi, anche se io ho soltanto 100 euro in tasca, con questi soldi devo produrre il massimo risultato possibile. E se non ce li ho, però posso altrettanto fare in modo che anche se non ho tutta la risorsa economica disponibile, posso trovare delle altre soluzioni nelle varie parti di questa organizzazione, di questa redazione, di questo piano, per fare in modo di avere comunque uno strumento che almeno sia essenzialmente chiaro, che sia essenzialmente efficace e che
anche se non è perfetto dal punto di vista tecnico, però ha il grado, ha il pregio, ha la capacità di raggiungere il cittadino e di dargli almeno degli strumenti e delle informazioni. Poi che il singolo cittadino si vada a vedere da solo il bollettino, si scarichi l'app, questo ha un valore, diciamo così, relativo, perché bisogna far passare l'informazione che il cittadino deve guardare innanzitutto, deve osservare cosa c'è nel suo territorio, cosa accade o anche può accadere. Quindi non deve fermarsi a una rete web strapiena di informazioni, di previsioni, dove ognuno dice quello che gli pare, dove spesso le cose delle visioni non quadrano. L'obiettivo principe è avvicinare il cittadino all'amministrazione e ai prodotti che l'amministrazione comunale, metropolitana e regionale offrono proprio a questi scopi e stimolare le amministrazioni, diciamo, di livello più alto, qua della regione, la città metropolitana, a fornire nuovi prodotti, che colmino delle nuove esigenze. Quindi è giusto che i comuni, attraverso le loro associazioni, in forme associazionistiche o anche singoli, siano da stimolo verso le amministrazioni, perché hanno delle esigenze che finora non sono state soddisfatte, che cercano delle soluzioni a quello che ancora non sono riusciti a risolvere. Ecco, questo è un po' in sintesi. Benissimo, Francesco, ti ringrazio proprio tanto a nome anche di tutti i partner di progetto e a nome dello staff perché sei stato molto molto esaustivo e molto chiaro anche nelle Grazie. risposte alle ultime domande. Quindi ti Grazie a tutti voi. ringrazio moltissimo Grazie a tutti voi. e ringrazio anche tutti i partecipanti, anche quelli che sono rimasti fino alla fine. E anticipo che la prossima settimana, giovedì prossimo, quindi giovedì 25 alle ore 18, ci sarà invece un webinar, anch'esso molto interessante per gli amministratori, che dal titolo Dal programma elettorale del sindaco al bilancio sociale di mandato, sarà tenuto da Anna Paschero, che è revisore dei conti degli enti locali. Quindi consiglio appunto a tutti quelli interessati di iscriversi in modo da poter partecipare. Ringrazio ancora tutte e tutti per la partecipazione e ricordo ancora che in chat c'è il link per poter vedere in quale parte della pagina della città metropolitana è possibile vedere tutte le registrazioni dei webinar già realizzati finora. Grazie ancora e buona serata a tutte e a tutti.